Buon pomeriggio e benvenuti al Centro Sportivo San Filippo di Brescia. Torna la primavera, sesta giornata di campionato di fronte Brescia e Lazio. Ancora qualche istante, l'arbitro dà l'ok anche ai suoi assistenti. Posiziona, chiede una posizione migliore per De Paoli. Ora si può partire con il Brescia che imposta il suo primo pallone lungo. Rossi punta il suo avversario, ancora Rossi, pallone dentro. Forse buono per Muzzi, palla che arriva per Alassane. Lo scarico per Muzzi, il destro murato da Mangraviti. Sarà calcio d'angolo per la Lazio, ancora occasione importante per la squadra di Bonatti. Miceli, palla al piede. Lancio lungo a cercare Rossi, posizione buona, il controllo di Rossi con il sinistro, palla che arriva, la parata del portiere, poi Follo Ruscio non riesce a colpire con il sinistro, occasione monumentale per la Lazio. Cross sul secondo palo, quasi uno schema, libera Spizzichino, raccoglie il numero 6 Mangraviti. Pallone forse buono per Minessi, non è posizione regolare, ancora Minessi, la parata di Adamonis, ancora il Brescia, libera in qualche modo Bezzicchi, sbaglia anche il numero 8 del Brescia, pallone buono ancora per Rossi, il destro di Rossi, vantaggio biancoceleste al 36esimo, chi ha segnato? Pensate un po', Alessandro Rossi, undicesimo gol in questo campionato al 36esimo, servito molto bene da Manolo Portanova, ha incrociato benissimo Alessandro Rossi e ha battuto Simone Festa. Fischio dell'arbitro, sarà forse l'ultima azione del primo tempo. Miceli lungo a cercare Muzzi, quindi ancora Rezzi, buono per Alassane, il sinistro di Alassane, 2-0 Lazio, 2-0 Lazio, il gol di Alassane proprio allo scadere del primo tempo, va a festeggiare ed abbracciare il tecnico Bonatti, una sassata di Alassane. E la Lazio trova il raddoppio proprio allo scadere del primo tempo. Ha potuto far nulla Festa. Dunque 2-0 per la Lazio e c'è anche il fischio dell'arbitro. Ci sono anche gli applausi dei suoi compagni proprio ad Alassane. Un gol davvero molto importante perché adesso sul 2-0 è sicuramente un vantaggio prezioso per la squadra di Bonatti. Strada. Ferma bene la difesa biancoceleste con Bezzicchi. Lancio lungo a cercare Rossi. Il destro di Rossi. La respinta del portiere. Ma c'era stata una posizione di fuorigioco di Rossi. Pronto Miceli, 18esimo, questo secondo tempo, sempre 2-0 per la Lazio. Cross sul secondo palo, Follo Ruscio. Attenzione, la palla che resta lì. Ed è il terzo gol biancoceleste con il gol di Michael Follo Ruscio. 3-0, colpo di testa. Il portiere aveva bloccato per un attimo il pallone, poi gli è schizzato via. E terzo gol siglato da Michael Follo Ruscio al 18esimo minuto. 3-0 biancoceleste. Pallone corto, recupera la Lazio con Rossi. Pallone adesso per Follo Ruscio, l'intervento del numero 2 Licini, la parata di Festa. Eccolo il fischio finale dell'arbitro, vince la Lazio. Esulta Bonatti, battuto il Brescia 3-0 e quarto successo in campionato in 6 partite giocate.